Non ha gradito la condanna emessa ieri pomeriggio e ha risposto con la fuga sul tetto del Tribunale di Messina. Fruendo dell'impalcatura finale sul prospetto di Palazzo Piacentini o di porte interne, l'imprenditore Giuseppe Triolo, quarantenne, è salito in vetta per manifestare contro la sentenza in Corte d'Appello per il processo stralcio nell'ambito dell'operazione Gota 3. L'uomo, originario del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ha incassato la condanna a 3 anni per intestazione fittizia di beni, ma è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa, per cui era stato condannato in primo grado a 8 anni dai magistrati di Barcellona. A Triolo, residente a Castro Reale, sono stati confiscati un piazzale e 3 automezzi che vi sostavano per la sua attività di autotrasportatore e gli è stata ritirata la licenza. L'imprenditore, in preda alla disperazione, non sa più come mantenersi e ha una figlia piccola e una ex moglie. A difenderlo l'avvocato Giuseppe Lopresti, che ricorrerà in Cassazione per la restituzione dei beni. Anche il legale ha raggiunto sul tetto il suo cliente insieme agli agenti della Polizia di Stato e del Nucleo dei Carabinieri, al PM della DDA di Messina, Angelo Cavallo, e il comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro, Mario Boccucci. L'operazione di persuasione è durata ben 2 ore e un quarto per cercare di fare scendere il condannato. Dalle 17.30, in cui minacciava di buttarsi giù, l'uomo ha abbandonato il tetto alle 19.45 accompagnato dagli agenti. La società TG Trasporti SNC, intestata a Triolo, avrebbe acquisito il 98% delle quote sociali da una ditta di Carmelo Giambò, che dovrà scontare una pena ridotta a 3 anni e 9 mesi in concorso con Triolo. Nella piazza del Tribunale, presenti altri uomini delle forze dell'ordine e molti cittadini increduli. I vigili del fuoco non sono stati chiamati, i soccorritori del 118 solo a scopo precauzionale. L'imprenditore è dovuto uscire da un ingresso posteriore.